Dove eravamo rimasti? Ah, qui il mouse più sensibile che in altro gioco. Ecco, io ho paura che quella porta si possa aprire o che comunque io debba aprirla. O che si stia per aprire da sola. Non so cosa abbia fatto. Figata? Si è aperta. Ho missato! Ho missato! No! Ho missato! Ok. Diciamo che mi aspettavo che si aprisse quella porta, ma non pensavo così in fretta. Io devo andare da Samuels, ok, che è tipo là dietro. Questo androide mi attaccherà? Gli sparo. Salve. Mi scusi, Sì, lei mi ha... Covalent Yutani registrato. Tentativo di accesso non autorizzato. Non ho capito, vuole attaccarmi? Hello? Non sembra. Posso spegnere questo? Ok. Devo dire che il gioco mi sta piacendo, mi sta divertendo veramente tanto. Nonostante il jumpscare che tanto detesto e odio, però davvero c'è, arrampicati. Sbrigati, Ripley. Gli occhi Perché ro. potrebbe richiedere la mia attenzione? Cosa ci fa qui? Cosa ci fai tu qui, idiota? Adoro questo fucile. Oh no! Mi hanno beccato altri androidi. Tre? Sono bravissimo in questo minigioco. Bravo Ethereum, lo stealth è prima cosa. Ci sono giochi dove lo stealth è veramente essenziale. L'unico gioco che ho Ripley, che con... piacere vederti viva. Il sistema di protezione di Attimo. Apollo è pensato in modo che solo i sintetici della Sixon possano interagire. Ascoltami, dovrò fare qualcosa di drastico per sperare di connettermi con Apollo. Sta cliccando sul nulla perché la tastiera è più avanti, ma felice lui. Hello? Brrr. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Che sta facendo? Che sta facendo? Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuels! Apollo, non mi fai interfacciare! Oh no! Domanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Hai distrutto mezza stazione spaziale.
avessi mai avuto una vita. Ti ringrazio. Samuels. La navetta di Apollo è aperta. Appena arriverai al centro, ti parlerà. L'hai fatto per me. Volevo che Amanda Ripley scoprisse la verità. No, non ho ben capito cosa è successo. Riccardo, se sei lì, rispondimi. Ma immagino che abbiamo vinto i dolci. Achievement, una soluzione sintetica. Cerca di raggiungere il piano inferiore. Non devi dire ma cosa, Sasa, devi dire ma cosa! Più enfasi. E io passo in mezzo. Armi da fuoco individuate. Deve essere uno scherzo. Collocare le armi da fuoco sul nastro trasportatore. No! 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 Ciao Guardian Soul, no! Me non me le ridaranno mai. Non me le ridaranno mai. Figuriamoci. Non me le ridaranno mai. Non me le ridanno. Era stato troppo semplice fin qua. Troppo, davvero. La mia vera paura è se dovesse tornare, e tornerà sicuramente, il carissimo xenomorfono. E lì non ho più lanciafiamme. Per quello mi spiace, francamente. Sì, beh, era palese che tornava. C'è una scena in cui si vedono 200 miliardi di uova. E poi, gioco imbecille. Cioè... C'è un detonatore sulle Molotov. Questa è fatta di metallo. Anche questo. È questo. È tutto, tutto è fatto di metallo. Quando un gioco è fatto bene. Leviamogli le armi, perché è giusto che sia così. Ma lasciamogli tutto il resto. Perché non ha senso. Non importa. Non importa. Signori, siamo ad Apollo. Riccardo, l'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa? Non ti sento, Ripley. Il segnale è debole. Riccardo. Maledizione. Se mi senti, trova un altro modo per comunicare. Qualcosa non va con il mio auricolare. Ah, io pensavo che dovevo stordire quel tizio là e prendermi la sua tuta. No? Ok. Immagino. È appena arrivato un messaggio di conferma e Apollo sta ricevendo un pacchetto con il nuovo regolamento, quindi l'accordo sarà ufficiale. E rimanga tra noi finché non verrà annunciato agli azionisti. Che sollievo, eh? È complicato per me affrontarlo in questo momento, immagino. Sì, mi ha visto. Non lo faccia. Perché non funziona? Funziona. Me lo spiegate? Oh, 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 non volevo salvare. Ehi! Ehi, no! Ma cosa? Perché non ho premuto. Ci deve essere anche qua un androide. Ma che? Voglio provare una cosa. Forse ci resto secco, però voglio provare lo stesso. Questa è acqua, no? Cioè... No, e vabbè, ci ho provato. Tutti i rappresentanti della compagnia Met riguardo i protocolli di sicurezza di Sevastopol. L'ho ucciso. Oh.
Figo. Non sono vicinissimi, quindi sono tranquillo, però. Tranquillo un paio, però. Ok. Se li accendo, uno di questi dovrebbe farmi accedere ai sistemi di sicurezza di Apollo. Ah, parlo dei computer. Uno di questi computer. Cioè, sono 5 computer da un lato e 5 dall'altro. E non so se mi chiede di fare solo questo o di fare anche altro. Strano, cosa che non va. Ah, non c'è. Non si può fare. Sapevo che era ancora qui. Perché cose per me riguardo i protocolli di sicurezza. Stefano, sei un genio. Mi ha visto? Come mi hai visto? Ma cosa? Ma come mi hai visto? Ma stai zitto. Ok. Tanto so bene cosa vai a dire. Non è il coso che non funziona, che tu che l'hai fatto male. Ed è giusto che sia così. Cerca di ridurre il livello di sicurezza di Apollo. Devo guardare i simboli a sinistra. Ok. Ora dovrebbe essere semplice. Mi piace il suo senso dello humor. Ora dovrebbe essere semplice. Cazzo di... Ok. Beh, effettivamente è stato un po' più semplice. Video. Protect the specimen, maintain the special quantity. Figli di puttana! Proprio così. Non è sulla stazione, cazzo! Negativo.